Mi chiamo Massimo, sono un operatore del mercato di Corviale, ex Farmers Market. Ex perché è stato chiuso con un'ordinanza di sgombero per motivi di non precisati di sicurezza. Si dice che ci sono da fare dei lavori e che non ci sono i soldi. Questo in Italia equivale a una chiusura definitiva. Questo è un mercato nato 3 anni fa con un progetto sperimentale. Ecco, questo esperimento è riuscito. È riuscito non grazie all'amministrazione capitolina, che poi si è succeduta, ha cambiato colore, ma a noi questo non interessa, proprio non ci riguarda proprio. È riuscito grazie alla volontà di aziende produttrici come la mia e come altre 20 che passa, e grazie ai cittadini. E qui, fino a che il mercato era aperto regolarmente, veniva frequentato da oltre 1500-2000 persone. 22 aziende ogni settimana, il sabato e la domenica, portavano i loro prodotti di qualità qui a Corviale, quella che una volta era considerata un luogo degradato di Roma. Ecco, adesso è diventato un luogo di aggregazione. Corviale, il mercato contadino di Corviale, è un gioiello di Roma, innanzitutto per una struttura che è difficile da trovare su Roma, è una struttura che ha bisogno semplicemente di una piccola manutenzione ordinaria, cioè piccole opere, perché strutture così non se ne trovano. È diventato un gioiello perché in questo luogo le persone si incontrano, socializzano, fanno acquisti direttamente dal produttore, si è creato un legame sociale, culturale ed economico importantissimo. Adesso a oggi hanno perso il lavoro tantissime persone, ma soprattutto ci sono migliaia di cittadini che non sanno più dove andare ad acquistare, perché ormai da anni hanno preso l'abitudine a acquistare direttamente dai prodotti appena raccolti, oppure dal formaggio appena fatto e così via. Quindi questo adesso è venuto a mancare. Perché? Perché ancora oggi l'amministrazione non riesce a stare al passo con i cittadini, quindi a risolvere i problemi contingenti, semplici da risolvere, perché la burocrazia è oppressiva. Sarebbe facilissimo risolverlo. Non ci sono i soldi? Ce li mettiamo noi produttori. Ci sono da fare i lavori? Li facciamo fare noi. C'è bisogno di una cooperativa, un'associazione pulita che gestisca il mercato? C'è l'associazione dei produttori disponibile a farlo tutto questo, a pagare il canone, a pagare i lavori, tutto quanto. Sarebbe semplicissimo. Questa amministrazione che fa? Butta l'acqua sporca ed il bambino insieme, quindi non salva niente. Noi non siamo un mercato rionale che si può prendere e spostare da una parte all'altra, siamo un mercato di produttori, è una cosa particolare. Noi dal lunedì al venerdì lavoriamo i campi, lavoriamo in azienda, c'è chi fa il formaggio, chi fa il pane, chi lavora la carne, chi produce gli ortaggi biologici come nella mia azienda e così via. E il sabato li veniamo a vendere qui da 3 anni. Questa cosa ha funzionato e adesso, per motivi burocratici non capiamo bene il motivo, ci vogliono sgomberare. Ecco, questo è un peccato, è un qualcosa che deprime, che praticamente non dà un senso di positività e di nuovo. Che cos'è il nuovo? Dov'è la novità in quello che sta avvenendo oggi? Dov'è il senso di cambiamento in quello che sta avvenendo oggi? Quello che si sta facendo oggi è praticamente cancellare una delle poche cose positive di Corviale. E questa è una cosa gravissima, che un'amministrazione che invece parlare di nuovo non dovrebbe consentire. Quindi noi chiediamo al sindaco, agli assessori, agli organi competenti di darsi da fare, non oggi, subito. Perché un mercato, se non prosegue settimana dopo settimana, muore, finisce, le nostre aziende falliscono. Quindi c'è il tempo, in questo caso, ha un ruolo fondamentale, è importantissimo. I nostri campi seguono le stagioni, le nostre coltivazioni non aspettano. Noi stiamo coltivando e piantando e stiamo allevando in funzione dell'utenza che ci siamo costruiti in anni faticosissimi e in totale abbandono da parte delle amministrazioni stesse qui in questa realtà. Va bene? Ecco, ci abbiamo creduto, le persone ci hanno dato fiducia, ha funzionato, e adesso che cosa fanno? Per motivi inspiegati lo chiudono perché va ristrutturato. Ma se essi stessi dicono che i soldi non ci sono, questo in Italia significa che chiude per sempre. Spostarci in una piazza dove noi non possiamo operare perché non siamo attrezzati equivale a chiudere un mercato. E allora adesso qui noi ci appelliamo al buon senso,
alla ragione, non ci vuole altro, ci vuole un po' di buonsenso e capire che con poche ore di lavoro a livello amministrativo si può sanare e risolvere la questione, dare posti di lavoro e fare contenta una popolazione, non solo delle aziende produttrici, ma anche una popolazione intera. Qui è frequentato, ripeto, era frequentato da quasi 2000 persone e ha una grandissima potenzialità. Quindi noi alla fine chiediamo questo e faremo di tutto perché questa fine non sia definitiva. C'è un ricorso al TAR depositato, del quale tutti sembrano aspettare l'esito, però non è possibile che in questo paese risolva tutto il TAR. Il TAR può dare solamente un parere, una valutazione, ma poi comunque bisogna metterci le mani alle cose. Quindi adesso c'è l'idea di fare dei mercati contadini, ecco, ci sono delle aziende produttrici disponibili e la gente lo vuole, quindi bisogna solo farlo. Quindi non bisogna far passare altro tempo, altrimenti questa realtà muore, finisce. È questa la storia, è molto semplice, non è complicata. Ci vuole solo buon senso. Questa amministrazione ha buon senso, venga qui a parlare con noi, cosa che non ha mai fatto.